La storia di come sono diventato falegname. Allora, io ero elettricista. Era un lavoro noioso. Sì. E io mi facevo gli oggettini di legno per conto mio, abitavo a fianco alla falegnameria e andavo sempre a rompere le scatole con questo discorso di dammi un pezzetto di legno, devo fare questo, devo fare quell'altro. A un certo punto, quando ho finito le scuole medie, mi disse il falegname: ma fai tutto da solo, perché non vieni a lavorare per me? Io l'elettricista era 6 anni che trafficavo, perché dopo le medie ho fatto 6 anni di elettricista, però facevo questi oggettini. Alla fine dico, non mi piace l'elettricista, è monotono, ci provo. Ho cambiato lavoro, ho cominciato a far falegname e ho lavorato 10 anni come dipendente, poi mi sono trasferito a Tuoro, mi sono trasferito a Paciano, mi rimaneva scomodo e dico, io ci provo, c'avevo l'ambiente, c'avevo tutto. E 6 anni fa. Come dipendente da dove hai lavorato? Diciamo, chi è che ti ha insegnato? A Tuoro, però loro facevano gli infissi, solo infissi. La fortuna è che uno dei dipendenti aveva fatto 30 anni di restauratore in Svizzera, mobili e restauro. Di conseguenza io ho cercato di farmi spiegare di tutto, di più, tutte le tecniche, tutto, perché mano a mano restauravo qualcosa, come posso fare? E lui, allora devi fare così, devi provare la gomma lacca. Ho fatto qualche pastrocchio, ma ho fatto anche delle belle cose e dopo mi piaceva e ho provato a aprire da solo. Ho chiesto al comune di Paciano se era possibile, perché questo era i vecchi stalletti dei maiali, perché questi prima erano stalletti. Il mio suocero non li adoperava, erano i suoi. E io ho chiesto se potevamo realizzare questo edificio, il comune ha cercato di aiutarmi il più possibile, anche perché qui era un po' problematica come zona, visto che è agricola, però c'è un piccolo passaggio che se è un lavoro molto artigianale di restauro, che comunque recupero di materiale vecchio, si poteva fare anche in questa zona. Oltretutto l'ambiente c'era, quindi non ho modificato niente. E diciamo, come ha funzionato la bottega, col passaparola, come è nato il tuo rapporto con la tua clientela? Io ho visto i tuoi lavori, insomma fai dei lavori... Ce l'ho sempre avuta perché quando sono andato via come dipendente, e molti clienti sono venuti a cercarmi dove ero andato, che fine avevo fatto, perché gli piaceva, sapevano che il lavoro che avevano fatto lì l'avevo fatto io. E quando hanno saputo che avevo aperto da solo, hanno fatto un po' di passaggi, più che altro passaparola. Pubblicità non funziona così, funziona così. Basta. Secondo me la pubblicità lavora bene, sì. Dopo la parola si passa da sola, sì. Io ancora troppo devo imparare dal mestiere. Se incontro persone che sono realmente capaci e so che mi possono dare qualcosa, non è che mi limito, buonasera, arrivederci, cerco di capire realmente fino a che punto può insegnarmi. Certo. Io personalmente sono disposto a scambiare, non sono geloso del lavoro, perché il lavoro non è fare la torta in cucina che ho l'ingrediente segreto, il lavoro è quello. Dopo la persona che è più capace o meno capace, che ha più impegno o meno impegno e più passione. Poi i vecchi, c'è qualcuno, i più anziani che te lo dirò come si fa, te lo farò vedere, ma prima o poi insomma tramite vie secondarie ci si arriva uguale a capire da dove viene e come viene fatto determinate cose.